Perché queste elezioni europee del 26 di maggio sono così importanti per tutti? Sono importanti perché in democrazia le elezioni sono il gesto più fondamentale che ogni cittadino può fare e perché credo che in Europa oggi ci sono dibattiti di estrema urgenza ed importanza, come quello sull'accoglienza, ma anche su tutta la questione di migrazioni e rifugiati, che sono paralizzati dall'incertezza politica e dalla manipolazione politica. Quindi io spero che intanto in queste elezioni gli elettori siano più maturi dei politici e guardino oltre le polemiche attorno alle questioni del giorno, diciamo, verso veramente la necessità di un dibattito strategico su come affrontare le migrazioni. E sono molto importanti perché soprattutto è il dopo che è molto importante, le istituzioni che nasceranno da queste elezioni, il Parlamento, la Commissione, il Consiglio europeo, dovranno finalmente affrontare. Non possiamo ridurre il dibattito migratorio alla condivisione alla questione di dove vanno i passeggeri di ogni imbarcazione, perché oggi è così, il dibattito migratorio è su chi prende i 50 ultimi arrivati. Io non dico che questo non sia necessario, meno male che questo dibattito si fa su quei 50, ma non possiamo ridurre tutto il dibattito migratorio a barca per barca, dobbiamo ripristinarlo nella sua valenza strategica a lungo termine, aiuti, conflitti, eccetera.